Innanzitutto buongiorno a tutti e benvenuti nella nostra sala consigliare per questa conferenza stampa di presentazione della quarta edizione della Notte Bianca dei Giovani. Io non mi lancerò nel salutare tutti perché sicuramente qualcuno lo dimenticherò. Per dovere di ospitalità saluto davvero con piacere Domini e Francesca Pedroforte, consigliere delegato ai beni culturali della città metropolitana di Bari. E naturalmente saluto tutti voi, docenti, ragazzi, rappresentanti di questa organizzazione che propone per il quarto anno e quindi possiamo dire rappresenta ormai un evento, uno degli eventi principali della nostra estate, rappresenta un evento nato, posso dire, nell'ambito parrocchiale, che grazie soprattutto al lavoro, alla serietà e alla professionalità di tutti gli organizzatori, di tutti i collaboratori, è ormai un evento che l'amministrazione comunale considera un evento identitario della programmazione culturale estiva e soprattutto rientra tra gli eventi principali della nostra programmazione culturale. Come ben sapete, qualche settimana fa sono in distribuzione qui in comune, nell'infopoint di Custiamola, è in distribuzione già la tutta la programmazione estiva da giugno a settembre, e all'interno di questa programmazione la Notte Bianca ha il suo giusto e doveroso spazio, perché man mano nel corso degli anni sono state implementate iniziative davvero davvero qualificanti. E poi a me piace soprattutto sottolineare il messaggio di positività che questa manifestazione lancia a tutta la città. Sono dei messaggi di cui la città credo abbia fortemente bisogno. Tra l'altro lo scorso anno, ci sarà anche quest'anno con Checco Fornarelli, c'è stato un clamoroso successo del concerto all'Alba e devo davvero ringraziare, perché dietro queste manifestazioni c'è il lavoro di un anno da parte degli organizzatori e c'è il lavoro di un anno da parte della struttura comunale, a partire dal Ufficio Cultura e Turismo, al Comando di Polizia Locale, davvero a tutti gli uffici coinvolti. È una presa di coscienza collettiva che il nostro paese deve avere e soprattutto deve assolutamente porre in essere per rilanciarsi anche dal punto di vista turistico e culturale. Quindi io davvero ringrazio tutti voi, l'amministrazione comunale sosterrà sotto tutti questa manifestazione e cedo la parola credo a Pietro per entrare nel dettaglio della presentazione. Grazie ancora a tutti e benvenuti. Grazie Sindaco, grazie a tutti voi per essere qui presenti. Mi permetterete di esprimere il mio saluto più grande a tutti questi ragazzi che sono il cuore di questa manifestazione. Non staremo neanche qui a parlare di questo bellissimo evento se non ci fossero tutti loro. Mi preme anche esprimere a Giuseppe Colonna da parte di tutti noi, che è stata, insomma, l'abbiamo pensato, solidarietà massima per quanto accaduto qualche giorno fa. Qui però davanti a te hai la mola bella, la mola che va oltre, la mola che intorno al proprio sindaco di qualunque colore politico esso sia fa muro, fa squadra e ti sostiene. Bene, man mano passerò la parola gli altri relatori. Vorrei entrare anche perché qui c'è qualcuno che non conosce nel dettaglio la Notte Bianca e non possiamo non dire che la Notte Bianca nasce il 31 luglio del 2015, nasce in un momento di dolore per un'intera comunità, per un intero paese, perché da quel giorno Marino
fisicamente non è più con noi. E intorno a lei, inizialmente partendo dalla sua comunità parrocchiale, dall'azione cattolica della chiesa San Nicola di Mola di Bari, dalla morte nasce un messaggio di positività che Maria stessa ha lasciato, la sua gioia di vivere. Riprendendo un titolo di una canzone che cantiamo ogni anno nello spettacolo nell'Arena Castello, che la vita rimane la cosa più bella che ho. E tutti i giovani hanno raccolto questo messaggio e hanno deciso di trasformarlo in un evento che in realtà è un percorso che di anno in anno facciamo insieme. E quindi la Notte Bianca non è un memorial, non è un ricordo di qualcuno, ma è il proseguire un messaggio positivo, e i messaggi positivi non possono essere abbandonati, vanno colti e vanno portati avanti, vanno fatti camminare anche sulle gambe di altre persone. I primi noi organizzatori e poi tutti insieme i giovani. L'evento, come ha detto il sindaco, ha cadenza annuale, questa è la quarta edizione, la vivremo il 3 agosto. Abbiamo voluto fare una conferenza stampa più di un mese proprio per cercare di comunicare tutto il lavoro che c'è stato. Noi fino ad oggi diciamo che il programma l'abbiamo chiuso, e c'è davvero un bel lavoro dietro fatto con tutti gli organizzatori e tutti i giovani. E tra l'altro da quest'anno l'evento, che fino all'anno scorso si chiamava Notte Bianca dei Giovani Molesi, per volontà degli stessi giovani si chiama invece Notte Bianca, è in accordo anche con l'amministrazione, Notte Bianca dei Giovani Mola di Bari. Questo proprio ad esprimere un'apertura, questo non è un evento dei cittadini molesi, punto. È un evento aperto a tutti, ma già dal primo anno lo hanno significato, diciamo, lo abbiamo portato con dei testimoni che non erano molesi, venivano dal resto dell'Italia o dal resto del mondo. E perché? E poi andiamo al programma. Noi crediamo fortemente che bisogna un attimino prendere noi giovani e portarci attraverso azioni positive dai margini della storia al centro della narrazione. Credo che sia fondamentale. E lo facciamo con dei testimoni che sono giovani, ma che appunto con delle loro azioni positive possono diventare simbolo, qualcuno da seguire, da imitare. Quindi tra un po' vi presenteremo anche i due ospiti di quest'anno. Voglio tornare un attimo e passare la parola, me lo concederete tutti, ma a Don Mimì, perché appunto tutto nasce dal 31 luglio del 2015, e anche chi non ha condiviso quel momento, ma poi lo ha fatto suo, lo ha portato avanti e lo sta facendo diventare un momento di condivisione, ma tutto nasce lì, nasce dalla parrocchia San Nicola. Sì, perché qualcuno vorrebbe dalla Chiesa solo che ci interessassimo di portare le anime in paradiso, per carità, senza nulla togliere a questo che è l'obiettivo ultimo, però si dimenticano che noi abbiamo un Dio che si è fatto uomo per portarci in paradiso, e questa è la logica che muove la Chiesa nella sua azione. Questa non è naturalmente una manifestazione di carattere religioso, perché fin dall'inizio abbiamo voluto quasi mettere in pratica quella che Papa Francesco chiama la Chiesa in uscita, cioè che non stiamo solo nelle mura dell'aula ecclesiale, ma che nella società diventiamo fermento di qualche cosa. E se il Concilio ha detto che la Chiesa è il sacramento dell'intima unione con Dio e
ordinaria, nella vita quotidiana, sempre con quell'obiettivo che poi diventa il leitmotiv di ogni anno: con te e con voi è tutto più bello. E quindi il creare comunità, lo stare insieme, è l'obiettivo adesso principale, anche per dialogare anche con chi non condivide magari le nostre finalità prettamente religiose. Questo lo volevo fin dall'inizio, creare un qualcosa che mettesse insieme, come diceva Piero poco fa, tutte le forze della mola che vuol funzionare, che vuol agire, che vuol vivere, ed è un tentativo di coinvolgere tutti, ognuno secondo le proprie specificità, senza avere secondi obiettivi, proprio lo stare insieme, perché secondo me è quello anche un messaggio del Signore Gesù, lo stare insieme. Poi è chiaro che siamo in cammino verso una meta, ma viene dopo, adesso stiamo insieme, camminiamo insieme, aiutiamoci a camminare insieme. E l'altra cosa che mi piace sottolineare, io mi auguro che qualcheduno abbia perlomeno avuto tra le mani il Christus Vivit, che è il documento di Papa Francesco dopo il sinodo sui giovani. E sapete bene che c'è stato tutto un movimento sui giovani a livello mondiale, ed è venuto fuori questo prezioso documento dove il Papa dice apertamente: vogliamo finire di pensare che noi siamo i maestri e i giovani devono essere per forza gli alunni? Camminare insieme, giovani e adulti, significa prenderci per mano gli uni con gli altri, perché magari pure noi adulti abbiamo bisogno dei giovani. Amore, e quante volte io lo dico, noi abbiamo bisogno di voi, noi abbiamo bisogno di voi. E anche voi non dovete essere come fate gli adolescentini, un po' presuntuosi, di pensare di fare da soli, però nello stesso tempo poi là si vogliono essere rimboccate le coperte. No, è questione di camminare davvero insieme, di sentirci un'unica famiglia, e ognuno con le proprie capacità, con i doni che ha, dà il suo apporto. Allora capite anche questa bellezza della notte bianca dei giovani, no? Che è davvero un metterci insieme a operare e a lavorare e ad essere testimonianza, essere animazione nell'ambito cittadino, di sentirci tutti protagonisti della storia, un po' del cammino della nostra cittadina. Ecco, io mi fermerei, perché poi sono diventato vecchio, e invece era queste due sottolineature, che il fatto di stare insieme e il fatto di coinvolgere i giovani, che sono protagonisti di questo stare insieme, non solo destinatari. Grazie. Grazie Domini, quest'anno l'ho appena detto Domini, ma lo sapevamo un po' dai social, il tema è appunto perché con voi tutto è più bello. Un altro messaggio preso sempre da Marilu, però è un messaggio che appunto stiamo mettendo in pratica sin dal termine della scorsa edizione, perché abbiamo inviato dei laboratori proprio con i ragazzi, e proprio perché siamo loro stessi a realizzare quello che appunto andremo a vivere il 3 agosto, ma poi vedrete il 2, il 3, il 4 agosto.
Quest'anno inoltre con noi, e con molto piacere, stanno partecipando 8 ragazzi della comunità per minori stranieri richiedenti asilo sul Price di Bari, e quindi stanno condividendo con i ragazzi del territorio questa bella esperienza. Proprio perché con voi è tutto più bello, non ci sono muri, non ci sono diversità, si lavora fianco a fianco per la realizzazione di un evento, ma soprattutto per crescere insieme. Io arriverei alla prossima slide. Ecco, questo sarà uno dei momenti che uscirà. Ecco, questa è la locandina della Notte Bianca, che a breve girerà, si vede poco, però va bene. La locandina della Notte Bianca, noi partiamo il 2 agosto con innanzitutto un appuntamento fisso per tutti gli organizzatori e poi per chiunque voglia essere presente, ed è la messa in ricordo di Maria Ua alle ore 19 nella chiesa di San Nicola. Dopo vi dico chi presiede, perché tanto è tutto unito al dopo. Mentre alle ore 20 quest'anno ci sarà la premiazione del concorso di scrittura creativa Lo stupore dell'arcobaleno, organizzato da una rete di istituzioni con capofila la scuola media Alighieri Tanzi. Saluto la preside 40 che è qui presente, i docenti, la presidente della commissione Katia Campanile. Loro portano avanti da 4 anni questo bellissimo concorso che sta coinvolgendo, si sta sempre più allargando. Quest'anno sono arrivati a 500 elaborati, e sul tema proprio perché con voi tutto è più bello. Quindi i ragazzi, i bambini, quindi di ogni scuola, di ogni ordine e grado, fino agli adulti, all'università della terza età, si sono cimentati su quello che prevedeva appunto il bando, e sono arrivati 500 elaborati, sono stati già valutati, sono già stati giusto assegnati, stabiliti i vincitori. La cerimonia di premiazione sarà il 2 agosto in piazza 20 settembre, organizzazione permettendo sotto il palazzo Roberti, e presenteranno Tiziana Manfredi e Anna Maria Giuliano. Il tutto è in collaborazione con la libreria Culture Club Caffè, da quest'anno con la casa editrice Il Gelso Rosso, che poi va a pubblicare appunto una raccolta di questi elaborati. Interverrà anche un attore che è Flavio Albanese. Quest'anno c'è anche la bella collaborazione del Teatro Pubblico Pugliese, che patrocina l'intera manifestazione. Detto questo, su questo tema un po' più forte, più culturale, più passerei la parola a Francesca Pietroforte, che ringrazio tantissimo per la sua presenza. Lei è consigliera della città metropolitana di Bari ed è delegata alla cultura per la città metropolitana. È bene innanzitutto avere la sua presenza qui, un segno anche di sostegno a questa manifestazione. Tra l'altro la città metropolitana di Bari da quest'anno patrocina l'intera manifestazione della Notte Bianca. Grazie a voi per l'invito, mi fa davvero molto piacere essere qui. Saluto il sindaco, saluto tutti gli organizzatori di questa manifestazione, tanto Pietro che mi ha inviato questo invito a partecipare. Mi è arrivata una mail già dall'indirizzo La Notte della Felicità, ho capito quanto positivo fosse questo evento al quale ero invitata a partecipare. Poco fa gli ho chiesto: ma sei tu l'organizzatore di questa iniziativa? E lui mi ha risposto: no, io ho l'onore di coordinare questo gruppo che puoi vedere qui presente oggi. Ed è davvero difficile partecipare a una conferenza stampa in cui ci sia la presenza di un pubblico intanto così ampio, ma con tanti giovani.
richiede la capacità di sentirsi parte di un'unica comunità, nel recuperare il senso di appartenenza, nel sentirsi cittadini di Mola, e per loro anche che venga istituzionalizzato questo evento e diventa anche piante dei giovani di Mola, e sentire di far parte della comunità molese, non soltanto perché qui siete nati, ma riconoscerla come un luogo di elezione identitaria. E soltanto attraverso l'organizzazione di questo tipo di manifestazioni che riescono a coinvolgere i giovani, le associazioni, il tessuto culturale, la città, si può recuperare questo senso di appartenenza. E ne abbiamo assolutamente bisogno, lo diceva prima il sindaco, lo diceva anche il parroco, dobbiamo abbattere le divisioni tra giovani e meno giovani, e dobbiamo sentirci tutti una grande famiglia. E se ne avverte l'urgenza, soprattutto in questi tempi difficili che stiamo attraversando. Io colgo l'occasione per esprimere la mia solidarietà al sindaco, visti gli attacchi che ha ricevuto, i messaggi intimidatori. Ecco perché è bene che questa manifestazione abbia raggiunto la quarta edizione, già è una cosa importante, che possa continuare a crescere nel tempo, anche con il sostegno. Quest'anno abbiamo soltanto patrocinato l'iniziativa, però io vi chiedo di coinvolgere la città metropolitana anche nell'anno a venire, perché noi vorremmo sostenerla maggiormente, vorremmo dare il nostro contributo, il nostro apporto affinché possa crescere, allargarsi, affinché possa diventare anche un esempio per altre comunità, e da ora possa spostarsi nelle comunità della città metropolitana, affinché ci insegni a sentirci cittadini di Mola, ma anche cittadini metropolitani, e a sviluppare questo senso di appartenenza, a sviluppare la cittadinanza attiva, e tutto questo a partire dal basso, perché non è una manifestazione che nasce da un'istituzione, ma nasce da voi, nasce dalla città. E quindi grazie per averci coinvolto, coinvolgeteci maggiormente negli anni a venire, tribolateci, non abbiate paura di disturbarci, perché davvero volentieri questo tipo di iniziative che non si possono misurare dal punto di vista quantitativo, ma che migliorano la qualità della vita dei cittadini, meritano di essere sostenute dalle istituzioni, meritano di essere sostenute in questo caso dalla città metropolitana. Grazie mille, sicuramente non ce lo facciamo ripetere, anche perché tra un po' vi annunciamo anche qual è la progettualità che facciamo partire da quest'anno con la notte bianca. Ti ringrazio davvero tanto, penso a nome di tutti noi, di tutti i ragazzi. Entriamo invece nel vivo del 3 agosto. 3 agosto, notte bianca dei giovani, però iniziamo la mattina. Notte bianca dei giovani è, penso, una delle prime iniziative. Noi siamo felicissimi quando vediamo ultimamente anche il comune e l'amministrazione impegnate in questo senso, nel fare rete con le varie realtà locali. Noi abbiamo iniziato 4 anni fa ci siamo impegnati, sforzati al massimo per cercare di far rete con tutte quelle associazioni socioculturali che presenti sul territorio, e fortunatamente ci stanno rispondendo. Pian piano si superano alcuni steccati, ma va bene così, si va avanti. E quindi la notte bianca è anche il risultato non solo dei giovani che aderiscono volontariamente a quello che è la piattaforma della notte bianca, quindi come singoli, ma partecipano
non facciamo tantissimo, ma è anche, vuole essere un simbolo, dare un significato, prendere un impegno da portare avanti durante il corso dell'anno, sicuramente nel rispetto civico e di tutto quello che abbiamo intorno, ma anche il nostro impegno qui ad aderire ad altre iniziative durante l'anno che queste associazioni portano avanti e a cui diamo volentieri una mano. Quindi alle 9 ci sarà questa attività. Alle 20 invece ci sarà la cerimonia di inaugurazione presso sul sagrato della Chiesa Maddalena. Ci saranno gli organizzatori, le istituzioni, rinnovo l'invito anche per quel giorno se ci siete alle 20 sul sagrato della Chiesa Maddalena, e poi partirà da lì una street band. Ci sarà un gesto simbolico, una consegna dei colori dell'arcobaleno ai ragazzi e attiveranno il percorso culturale organizzato dalle associazioni. Con noi c'è l'associazione dei Senza Fisce, che sono dei ragazzi fantastici e ci stanno dando una grande mano dalle stesse edizioni, e loro coordinano insieme con alcuni di noi questo percorso culturale. Ve lo accenno, poi in questi giorni pubblicheremo e faremo un giro. Questa è una bozza della mappa, anche i giornalisti hanno una bozza, questa deve essere definita. Questo è il centro, noi abbiamo l'ARIS, sarà presente con una emoteca che farà delle attività connesse e sarà su via Colombo. Poi ci sarà GROT, che è sono degli psicologi che faranno dei giochi cognitivi per bambini e saranno sulla lungomare dal Marsa nei pressi dell'arena. L'associazione Insieme in piazza 20 settembre con giochi, gag, proiezioni e laboratori. Poi da quest'anno una novità è l'associazione Lola d'Arte, che ha già fatto una bellissima iniziativa poco tempo fa e abbiamo voluto coinvolgerli e loro sono stati molto felici di accettare il nostro invito e faranno un'installazione. Hai cambiato il nome? Sì, c'è un errore su quello stampato. Faranno delle creazioni su tela nei pressi del sagrato, invece della chiesa San Nicola, della matrice, quindi all'uscita della chiesa, creeranno una grande tela, oppure tante piccole tele che andranno a comporre un'unica tela, fatto in quel momento, dalle 20 alle 22. Lega Ambiente avrà un